Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come potete vedere, andiamo a spacchettare il kit di Planners Anonymous. Allora, è quello di aprile. Il kit è a tema piscina, come potete vedere dal bigliettino, e si chiama Poolside. Quindi questo è il bigliettino. Iniziamo subito a vedere Poshi, visto che ce li ho qua a portata di mano. E abbiamo questo slim che è a striscioline con i colori rosso, bianco e blu. Poi abbiamo quello medio, quindi da 1,5 cm. Praticamente ritrae la piscina con tutte le ciambelle nel senso dei salvagenti. E poi abbiamo quello grande da 2,5 cm. Ok, questo da 2,5 cm che appunto c'è sempre sul salvagente, costumi, occhiali, gelati. Ecco qua, mi si è rotto perché è talmente attaccato bene che ho fatto fatica. Poi abbiamo la penna. La penna di questo bellissimo blu elettrico, non so se riuscite a vederlo, e gli Swarovski appunto sono bianchi, rossi e verdi in ordine, come se fossero quasi una bandiera. Non so come mai abbiano fatto, sembra quasi la bandiera della Francia, anche se non credo che c'entri con la Francia. Poi vediamo le card, anche qui abbiamo sempre il solito bigliettino che può essere utilizzato, e le card sono semplici. E sono di questi bellissimi colori. Questa mi piace tantissimo, è proprio un bel blu. Poi vi mostro i die cut. Allora, qui abbiamo la cartolina che può essere usata come dashboard o come o anche come bigliettino. E poi abbiamo i vari die cut, la girl un po' curvy, e qui abbiamo varie cose, cocktail, fragole, borsa mare, ciabatte, gelatini, un bel panino, i mirtilli, il barbecue, qui una bella bevanda con la frutta, il salvagente unicorno. E poi qua abbiamo ancora occhiali, mirtilli, fragole. Intanto li lascio così per non perderli. Quindi veniamo agli stickers. Gli stickers, abbiamo sempre i due fogliettini decorativi e sono questi. E poi i quelli funzionali. Il prossimo kit è chapter 3, qui c'è disegnata una macchina da scrivere, comunque se non sbaglio il tema è ancora qualcosa sui libri. Poi il clear stamp, vediamo se ve lo riesco a far vedere in questo modo, sì, ecco qua abbiamo un po' tutti gli elementi del kit, dal salvagente al salvagente unicorno, i gelati, il barbecue, e poi abbiamo queste scritte che sono molto interessanti, tipo quella del weekend e relax, che appunto si possono usare nella decorazione agenda. Il pezzo forte particolare di questo kit è un blocchetto note. Esatto, non è uno sticky note perché non sono adesivi, e qui abbiamo praticamente questi pallini, quindi si può usare come lista, quindi come to-do list, oppure per fare la lista della spesa, per fare la lista per le cose da portare al mare, eccetera. Infine guardiamo le carte, che questa volta ho deciso di guardarle per ultime, dove abbiamo la prima carta, che è questa, che è veramente bellissima, e il suo retro è questo bellissimo blu. Poi abbiamo questa con tutti gli elementi del kit, e il retro è questo marrone. Infine abbiamo questa con tutti i salvagente, e il retro questo rosso, diciamo un rosso un po' strano. Okay.
Il vellum è appunto la carta, è uguale alla carta con i salvagenti, mentre l'acetato è questa con tutti gli occhiali in foil argentato. Davvero davvero carinissima. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Vi ricordo che nell'info box trovate il link al sito di Planners Anonymous e trovate anche il mio codice sconto del 10%, quindi se volete abbonarvi potete utilizzare il mio codice. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo kit, lasciatemi tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti, mi raccomando, andate a visitare il mio sito www.francisart.com. Io vi saluto ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!